Nell'opinione collettiva, la banana è l'alimento con il maggiore contenuto di potassio. Ne parliamo con il dottor Rivieccio. Sicuramente è uno dei frutti che ha un più alto contenuto di potassio, ma altri alimenti, soprattutto di origine vegetale, ne contengono in quantità notevolmente superiori. Il potassio altro non è che un minerale fondamentale per il funzionamento e la struttura dell'organismo. È infatti coinvolto in molteplici funzioni, quali la regolazione del ritmo cardiaco, ma anche nella contrazione muscolare. Rari sono i casi in cui si manifesta una carenza, con debolezza muscolare, tachicardia, aritmie, stati confusionali. Una sindrome invece da eccesso può comportare astenia, crampi muscolari, ipotensione, brachicardia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha suggerito come quantità minima giornaliera 3 grammi e mezzo. È opportuno precisare come il potassio sia contenuto in quasi tutti gli alimenti e in alte percentuali, soprattutto in quei cibi di origine vegetale. Vi farò alcuni esempi, quali la frutta fresca, come ad esempio l'avocado, che contiene 450 mg per 100 grammi, ma anche i ribes e le banane, che posseggono invece 350 mg per 100 grammi. Molto ricchi di potassio sono invece anche i meloni d'estate e le albicocche. Annoveriamo la frutta secca oleosa, quali pistacchi, mandorle, noci, nocciole e ancora di più le verdure, come gli spinaci, i finocchi e un tubero, quali le patate, che contiene 570 mg per 100 grammi. E i legumi, tra cui i fagioli, che ne sono molto ricchi, le lenticchie e i ceci. Vi lascio e concludo asserendo che una dieta equilibrata, data la quantità di cibi naturalmente ricchi di potassio, sarà quasi sempre in grado di fornire il giusto apporto necessario al nostro organismo.